Ciao, noi siamo le formiche, Carmelo Drago, Valerio Mina. Saluto Valerio. Molto attivo. Giuseppe la formica, Davide Terranova e Ignazio il nostro uomo. Una domanda tipica che ti faranno sempre: come mai questo nome? No, questo non voglio rispondere. In verità non c'è un perché, diciamo, così affascinante. In realtà avevamo scritto anni fa un brano che si intitolava La danza delle formiche, e da lì, cercando il nuovo nome, perché prima avevamo un altro nome, noi nella stessa formazione ma in tempi diversi, e abbiamo scelto di tenercelo perché comunque era piccolo, breve e la gente lo memorizzava molto facilmente. Per cui diciamo che sta una paraculata, però ha funzionato. Arrivate altre due date che faremo in questi giorni prossimi, sempre qui a Palermo, dopodiché chiuderemo del tutto e ci chiudiamo con il nostro Davide e il nostro Valerio per cominciare la preproduzione dei brani nuovi, perché le intenzioni sono quelle del nuovo disco finalmente. Avete già quasi tutti i brani pronti? O... Abbiamo già quasi tutti i brani pronti, ne abbiamo scritti tanti, tanti stanno arrivando, sono ancora piccole bozze alla quale daremo vita. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché comunque volevamo girare un pochino, volevamo andare in giro a raccogliere storie e comunque ispirazioni per scrivere le nuove canzoni. Credo che sia successo perché questa strada abbiamo girato veramente tanto, abbiamo conosciuto tanta gente, abbiamo visto tanti posti che prima sconoscevamo, per cui spero che questo disco sarà pieno di nuove storie. Come inizia una nuova canzone? Da dove ti viene? Ispirazione? Allora, fondamentalmente... Prima suoni la musica o le parole? È sempre un caso, nel senso che spesso e volentieri vengono prima fuori le parole. Viene prima fuori l'idea di cosa voglio parlare, di cosa si vuole parlare. Dopodiché, in successione sicuramente le parole, perché sono la prima cosa alla base per poter essere musicale, per la maniera in cui scrivo io perlomeno, cioè perché poi non c'è una regola. E ancora dopo la musica, che viene sempre solo quella definitiva quando si è in sala prove con i ragazzi, perché diciamo che sono loro fondamentalmente le melodie delle formiche. Ma so che stasera c'è qualcuno che vi aprirà il live. Sì, sì, questa sera abbiamo la dolcissima Aurora D'Amico. Grande. Abbiamo pensato a lei, comunque ho ascoltato qualcosa nel web insieme a Davide, lui la conosce meglio di noi, ci ha già lavorato in qualche serata. Sì, sì, ho lavorato con lei, le ho fatto da fonico per una sera e sono rimasto davvero entusiasta di lei e ho proposto ai ragazzi e abbiamo deciso di invitarla. Alla serata di oggi è davvero un piacere per lui. The surface of all things, the words we only think. Take me out, take me out, take me out of here. Take me out, take me out, let me disappear. Ciao, ciao, e grazie. Buon live, ragazzi. Grazie. Un saluto. Grazie.